Fantasia si chiude con la combinazione di due pezzi di musica, così diversi come costruzione e spirito, che acquistano ambedue uno stupefacente rilievo. Il primo è Una notte sul Monte Calvo, di uno dei più grandi compositori russi, Modestin Sorsky. Il secondo è la famosissima Ave Maria di Franz Schubert. Questo insolito accostamento ci dà una drammatica rappresentazione, musicale e visiva, dell'eterno contrasto tra il sacro e il profano.